All'Auditorium Cerulli di Pescara, importante dibattito dal titolo Tutela individuale, diritti sociali e rappresentanza, il patronato Inca e le sfide di domani. È stata l'occasione per ragionare del patronato nel presente e nel futuro, un futuro nel quale ci si dovrà misurare con novità in materia pensionistica, di prestazioni sociali come il reddito di cittadinanza e di bonus e sostegni. Dopo l'introduzione di Mirko D'Ignazio, coordinatore regionale del patronato Inca Abruzzo Molise, sono intervenuti, oltre alle direttrici e ai direttori provinciali del patronato, Enrico Raimondi, professore dell'Università Chieti Pescara, con una relazione su Costituzione e diritti sociali, Vincenzo Di Nicola, responsabile della struttura per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale dell'INPS sul tema come sarà l'INPS del futuro, e Alberto Di Dario, presidente del Comitato INPS di Teramo, sull'importanza dell'azione dei comitati. Ha concluso i lavori il presidente nazionale del patronato Inca CGL, Michele Pagliaro. Presidente Pagliaro, parliamo della tutela individuale, che è un argomento caldissimo, direi scottante. Le pensioni, ecco, sono sei, sarebbero sei, quantomeno le ipotesi, tutte vincolate a quota 41. Sì, c'è in campo la quota 102 e poi ovviamente c'è un ventaglio di ragionamenti. Ad oggi abbiamo anche, dopo l'incontro di ieri avvenuto con il primo ministro, abbiamo anche manifestato tutte le nostre perplessità perché non conosciamo bene il merito delle questioni. Diciamo che bisognerebbe trovare un compromesso. Ma sicuramente io credo che c'è un'aspettativa nel paese molto profonda, c'è un tema di tutti quei lavori usuranti, c'è un tema che riguarda le donne che sono state fortemente penalizzate dalla riforma Fornero. Io credo che su questi problemi qualche risposta debba arrivare. E comunque la vera riforma nel 2024, evidentemente. Ma questo non lo sappiamo, ovviamente c'è una necessità di dare risposte anche ad una platea più generale che è appunto quella dei pensionati in un paese dove ormai le spinte inflattive provocate dal conflitto russo-ucraino stanno mettendo a dura prova i bilanci delle famiglie.